Secondo le stime della FLAI CGIL, nella provincia di Caserta sono circa 60.000 lavoratori extracomunitari. Di questi, oltre 35.000 sono le vittime del dilagante fenomeno del lavoro nero. Una situazione che peggiora ulteriormente nel settore agroalimentare durante le grandi campagne di raccolta, con punte di lavoro irregolare che superano il 90%. Ogni giorno, alle prime luci dell'alba, percorrono a gruppi la via Domiziana per raggiungere le famose rotonde dove venderanno la loro giornata di lavoro per cifre normalmente comprese tra i 15 e i 25 euro. Giornate lunghe a volte più di 12 ore. Ne abbiamo intervistati alcuni incontrati durante l'iniziativa Sindacato di Strada, organizzata dalla FLAI CGIL, durante la quale più di 200 tra dirigenti, delegati e semplici iscritti al sindacato hanno presidiato tutta la via Domiziana intercettando migliaia di lavoratori per informarli dei loro diritti ed offrire l'aiuto del sindacato. Tu da dove vieni? Ghana. Ghana. Tu mi vieni Haiti? Io da dove vieni? I'm from Ghana. I'm from Ghana. Ghana. Da quant'è che sei qui in Italia? 6 anni. 4 anni. 4 anni, sempre qui a Castel Volturno? Sì. 1 anno e 3 mesi. I came last year, December. One and a half year. Come sei arrivato in Italia? Io ho passato da Siracusa. Ah, da Siracusa. E quanto hai speso per arrivare in Italia? Hai dovuto pagare per arrivare in Italia? Io prima pagare io a salire il mare. Ma io ho pagato mila dollari. $1000. Viene da Bacca, da Libia. Da Libia? Sì. E quanto è durato il tuo viaggio? Viaggio 3 giorni. Sì. 3 giorni, sì. In barca. Hai pagato dei soldi per arrivare in Italia? Qualcuno a pagare per me, il mio amico. Hai il permesso di soggiorno? Sei riuscito a avere? Prima c'è stato 3 mesi, mo non c'è. I'm regular. Ah, ok. With your passport? Yeah, my passport, I have my soggiorno. Ah, ok. Yeah. Io prima prendo 3 mesi, andato in commissione, adesso te lo daranno. Magari pronto. Te lo daranno. Hai fatto la richiesta e te lo daranno. Sì. Dove vivi? In una casa? A casa di Pescopagano. Centro Fernandez, Caritas. Io vivo a Casabatuno. Con altri del Ghana? Vivete insieme? Sì. Ho vinto in Caracas. In Caracas? Sì. Yeah, I live around. In a house? Yes. You live in an apartment, you live in a house, you live here? Yes. Quanto paghi di affitto? Una stanza a pagare 150. Io pagare mezzo 150. It's 30 euro a month. 50 euro a month. Che lavori fai? Campagna. In campagna. Si trova lavoro? Un po'. Un po' e un po'. Raccogliamo le frutte. Poco lavoro, oggi lavoro, domani non c'è lavoro. Lei torna adesso sono in giro perché non c'è lavoro. No, no job. No job. Quanto ti pagano, diciamo, per una giornata di lavoro? Dipende dal capo. Alcuno pagare 20, alcuno 25. Anche alcuno non pagare niente. 35 euro. Per quanto tempo? Alle rotonde, poi il capo è venuto là verso le 9. Abbiamo lavorato fino alle 6. 15 euro. 25. 8 ore. Fare 25, 20 euro. Poco. Alla fine della giornata abbiamo chiesto a Piero Soldini, responsabile immigrazione della CGIL nazionale, cosa sta mettendo in campo il sindacato. Secondo il dirigente, le priorità sono la riscrittura della normativa nazionale per dare più tutele ai lavoratori immigrati sfruttati e la costruzione di una rete partecipata di tavoli interistituzionali territoriali con tutte le parti sociali, temi su cui si stanno già pensando delle date di mobilitazione. La CGIL sta pensando ad una iniziativa di mobilitazione anche perché questo lavoro che dicevo va supportato da iniziative di mobilitazione, di pressione sulle quali noi stiamo lavorando sia nazionalmente che nei territori. Fra l'altro appunto le scadenze sono scadenze abbastanza ravvicinate, sia la possibilità che si ratifichi
questa convenzione entro dicembre, e sia la necessità che appunto su questo argomento continui anche una campagna che la CGIL sta svolgendo ormai da tempo sui temi dell'immigrazione anche sul piano culturale. Quindi noi avremo sicuramente in novembre e in dicembre due appuntamenti importanti del sindacato su questo tema dell'immigrazione.